C'è qualcosa là sotto! Tutti giù! Forza, forza, forza! Un medico! Chiamate un medico! Un medico! Fate venire un medico, presto! Imprigionata per 6 anni e data per morta, Emily viene finalmente liberata, solo per scoprire che suo marito si è risposato e suo figlio è stato cresciuto dalla nuova moglie di lui. Inoltre, Emily non ha memoria di quello che è successo durante la sua prigionia ed emergeranno ricordi e fatti sempre più inquietanti. Intorno a lei ci sono poi un fratello con problemi di alcolismo e un poliziotto di Boston che nutre molti sospetti. Conrad Harlow. Tempo fa ha ucciso quell'agente federale, Emily Byrne. Indovina un po' qual era la sua firma. Hanno condannato l'uomo sbagliato? Absentia è un thriller dall'attacco fenomenale che procede in un crescendo di tensione e mistero, ideato da Gaia Violo, catanese trasferitasi a Los Angeles. Alla regia di tutti i 10 episodi della prima stagione, in prima visione free su Rai 4 dal 28 aprile, troviamo l'israeliano Oded Ruskin, che ha ricreato l'atmosfera di una Boston plumbea e minacciosa. Lui mi sta aspettando. Emily, fulcro assoluto della vicenda, è interpretata da Stana Katic, attrice canadese di origini serbo-croate, nota per aver vestito i panni della detective Kate Beckett nelle 8 stagioni di Castle. Poliziesco procedurale leggero, dove era spesso la voce della ragione al fianco del piacione e indisciplinato scrittore, interpretato da Nathan Fillion. Adesso. Fermi! FBI! Non mi prendi niente! In Absentia si è invece calata in un contesto e in un ruolo del tutto diversi, che le hanno richiesto di impegnare anima e corpo, viste le numerose sequenze fisicamente impegnative. L'attrice considera questa parte simile a quella di un'antieroina che fa cose anche discutibili, oltre che di una sopravvissuta. È stato in particolare quest'ultimo elemento a convincerla del progetto, di cui è anche produttrice, visto che già stava affrontando il tema ricercando storie di donne sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale. Una scelta che l'ha ripagata. La tesa e struggente storia di Emily continuerà in una seconda stagione di Absentia.